e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, oggi per colazione ci andremo a gustare degli splendidi pasticciotti di Martinucci che ancora non vi avevo mostrato sul canale, insieme alla mantera. Questa, devo dire la verità, non l'ho mai assaggiata in vita mia e da quando siamo qui in vacanza ancora non l'avevamo presa, però leggendo gli ingredienti ci è sembrata eccezionale, quindi non vediamo l'ora di provarla. Per accompagnare il tutto abbiamo un ottimo caffettino preparato dal mio amore. Sinceramente conosciamo solo il gusto di questi due, che sono entrambi crema e amarena. Uno era ricotta e gocce di cioccolato, penso questo, e questo non si è capito bene, cereali, crema e mele, non lo so, perché il tipo che ce li ha venduti, quando gli chiedevamo a che gusto fossero, non si capiva bene quando ti parlava, quindi a un certo punto io ci ho rinunciato dopo che gliel'ho chiesto 3 volte e non scandiva, allora ho detto sì, quello. Perfetto, direi di cominciare. E mi raccomando, se non siete ancora iscritti a questo canale, iscrivetevi, perché stiamo per arrivare al Natale. Sì! Non scherziamo, i vlogmas sono nell'aria. Guardate, noi siamo ancora qui in vacanza, ma già vediamo Babbo Natale che passa con la sua slitta preparando i regali per tutti noi. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella e quando ci cliccate selezionate l'opzione tutte, in modo tale che vi arrivi ogni notifica dei miei video. Ma adesso passiamo alle cose serie, ovvero al taglio dei pasticciotti, per scoprire come è fatto un pasticciotto all'interno. Ed ovviamente vi farò un mega zoom per farvi vedere bene ogni singolo pasticciotto. Assaggio della mantera, visto che è quella che non ho mai provato. Anche questi due non li ho mai provati, questo posso dire che è eccezionale. E finalmente rimangiamo i pasticciotti di Martinucci. Anche perché adesso che siamo all'ultima settimana di settembre, il Martinucci che abbiamo vicino casa fa pausa pranzo, quindi da 1 alle 5 del pomeriggio non c'è modo di andare a comprarsi i pasticciotti. O ci vai la mattina, che però teoricamente vai al mare, oppure ci vai alle 5. Va. Abbiamo provato a prendere i pasticciotti qui all'alimentari sotto casa, ma nulla a che vedere. Alla fine ci abbiamo rinunciato e devo dire che in questa vacanza non ne abbiamo mangiati chissà quanti, eh. Il giusto. Goccino di caffettino per smorzare tutta questa dolcezza. Infatti molte volte mi chiedete: ci farei mai un mukbang dolce? Intanto ecco, vi accontentati, finalmente vi ho portato un mukbang dolce sul canale, ma come vedrete teoricamente darò un morso ed è finito il mukbang, perché a me il dolce stomaca subito, non riesco a mangiarne in quantità industriali fino a scoppiare, un po' come farei per il salato. Adesso proviamo questo qui nuovo ai cereali e crema e mele. Va bene? Ma questo è il mio nuovo preferito, me lo tengo per ultimo. Buonissimo. Lo amo, anche perché io amo la mela cotta. Mi fa proprio impazzire, mi ricorda la torta di mele. Assaggiamo quello ricotta e cioccolato, e sicuramente non mi farà impazzire. Non amo la ricotta dei dolci. Anche il cannolo siciliano a tutti piace. Vabbè, non ho ancora mangiato quello originale, quindi non do la mia sentenza definitiva. Però di tutti quelli che ho mangiato in vita mia non ce n'è stato nessuno che ho finito, perché non mi piacciono proprio. Mm.
No, è buono, però non me ne mangerei metà, anche perché ancora ho questi qui ed è un'impresa titanica finirli, quindi... Buono, ma se dovessi scegliere quale finire, perché non ce la faccio più, sicuramente sceglierei lui. Ed ovviamente arrivo a lui fino alla Madonna e poi lo lascio. Yuhuu! Anzi... Quanto amo questa crema all'amarena, però non amo l'amarena. Il caffè ci sta benissimo comunque con la dolcezza dei pasticciotti. Ed ora finiamo il mio preferito, che sicuramente questo mi andrà perché amo proprio il sapore di mela. È eccezionale, veramente squisito. Non ho altre parole da aggiungere. Per carità, i pasticciotti di Martinucci sono buonissimi, ancora dobbiamo andare ad assaggiare quelli che vendono nella pasticceria da cui sono nati, perciò ancora non possiamo dare il nostro giudizio definitivo, però al momento loro stanno in testa, più o meno da quando vengo in Puglia ho mangiato sempre solo loro, perché stando sulla punta più sperduta della Puglia ovviamente non hai molte cose a portata di mano, mentre di Martinucci ne trovi uno ogni 150 metri. Non si capisce il motivo, non si sa come facciano a vivere tutti questi Martinucci anche d'inverno, non lo so, forse chiudono, non ne ho idea, però è impressionante perché neanche a Roma ci sono così tanti negozi della stessa catena così ravvicinati. Si vede che è una garanzia, quindi lo mettono un po' dappertutto in modo tale che in ogni paesino, in ogni frazione ci sia un Martinucci. Voi pensate che da qui a 10 km ci sono 10 lidi diversi: Lido Marini, Torre Pali, Torre Vado, Torre quello, Torre quell'altro, quindi, e in ognuno di questo c'è Martinucci. Il mukbang più impegnativo della storia dei tempi, veramente. A me il dolce dà subito alla testa. Yuhu! Evviva, evviva! Come vi spiegavo nello scorso Puglia Food Porn, ho deciso di cambiare modo di portarvi i food porn. Visto che a voi piacciono molto i miei mukbang e visto che ci troviamo in Puglia, ho pensato di registrarvi i food porn con il cibo porn che la Puglia ha da offrire. Ovviamente non i frullati con dentro la cioccolata, le brioche con dentro il Twix, perché non trovo nulla di porn e soprattutto di tipico pugliese. Perciò quello lo lasciamo ad altri. Io vi porto tutti i piatti tipici di dove mi trovo mentre li mangio, almeno potete avere l'ebbrezza di gustarvi anche voi un intero pasto con queste godurie. I prossimi che vorrei portare sono le orecchiette alle cime di rapa, le orecchiette al sugo. Ma voi ci credete che qui il sugo è eccezionale? Potete ordinare un piatto di orecchiette al sugo e impazzite. A parte per le orecchiette, quanto sono buone! Io le voglio così a Roma, non si trovano. E poi il purè di fave e cicorie, mamma mia, di quelli ne potrei mangiare 150 milioni. Fuori c'è la bufera e noi stasera dobbiamo andare a mangiare la zuppa di pesce, ho paura. Bene, per questo video è tutto, io spero vi sia piaciuto, se così è stato mi raccomando lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video che arriveranno. Spero che l'idea di questo food porn alternativo vi piaccia, ovviamente so che il format appartiene a Giovanni Fois, ma i miei iscritti me lo hanno richiesto
gli faceva piacere vedere la versione creata da me e quindi ho deciso di accontentarvi. Sapevo che potevo andare incontro a polemiche, però a noi non ci interessa e continuiamo per la nostra strada. Io come sempre vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!